ad un nuovo appuntamento con In Primo Piano, puntata davvero speciale. Tra poco capirete perché. L'ospite di oggi è un ospite internazionale, un simbolo della musica pop nel mondo. Salutiamo e accogliamo nei nostri studi, anche se in collegamento via Skype, Tony Hadley. Ben ritrovato Tony, grazie di essere con noi. Ciao, ciao, how you doing? E Tony Hadley sarà protagonista di un grandissimo ed esclusivo concerto che si terrà il 3 settembre alle 21 a Soverato. Aprirà la nuova edizione del Festival d'autunno. Direttrice artistica Tonia Santa Croce, che come ogni anno ha regalato davvero un cartellone ricco di eventi imperdibili, che si apre appunto con un evento internazionale, l'unica data nel sud Italia, l'unica data ovviamente in Calabria, di Tony Hadley, come dicevamo, icona pop internazionale, ex leader degli Spandau Ballet, ma che da anni ha intrapreso una incredibile carriera da solista. Sul palco rivivremo un viaggio nel tempo, adesso ce lo confermerà magari anche Tony Hadley. Dagli anni 70 ad oggi ripercorreremo ovviamente i grandi classici degli Spandau Ballet, fino ad arrivare ai successi che Tony Hadley ha riscosso durante la carriera da solista. È così, Tony? Well, it's going to be a concert. I mean, the most important thing is to always make sure that you do your hits. So Gold, True, Barricades, I'll Fly For You. Sì, il concerto sarà un mix di ovviamente brani molto famosi di Spandau Ballet, come Gold, True, The Barricades, I'll Fly For You, True, questo tipo di brani. Poi ci saranno ovviamente brani nuovi della mia carriera da solista e probabilmente anche una cover di Queen, perché amo molto quel di Mercury. Più che un concerto è una vera e propria ensemble, no? Perché ovviamente Tony Hadley non sarà da solo sul palco, ma sarà accompagnato da una band composta da grandissimi musicisti di fama internazionale. È così? Yeah, I call them the Fabulous TH Band, and they're amazing, amazing musicians. We've been friends and musical friends, but also friends off stage too for many, many years. Phil Williams, Richie B. Barrett. Tony ha nominato uno per uno i membri della Fabulous TH Band, cioè la favolosa band di Tony Hadley. Sono, come hai detto tu, tutti artisti molto famosi a livello internazionale che hanno suonato con i musicisti migliori del mondo. E ad esempio nel tastiere c'è Adam Wakeman, che è il figlio di Rick Wakeman, tastierista del BS. Tony Hadley è un'icona straordinaria pop internazionale. Tra l'altro questa è l'unica data, correggimi se sbaglio, nel Sud Italia. Che rapporto hai con l'Italia e poi anche con il Sud Italia, magari anche con la Calabria? I mean, all of Italy is fantastic. It's a wonderful country. We love coming here. But the south of Italy, wow, the audience is siete molto più caldi, come siete molto più, dice, emotional, emozionali in qualche modo, che rende molto l'idea. Il cibo, il vino rosso, bianco, siete anche un pochino più pazzi come tipo di atteggiamento per la band. Sono molto felice di venire e come loro. La musica, Tony, è cambiata, però è cambiato anche il modo di ascoltare, di approcciarsi alla musica. Abbiamo messo da parte, purtroppo, non tutti, i vinili, i CD, e abbiamo invece spinto ormai l'ascolto della musica attraverso le app, le varie piattaforme. Ecco, come spiegheresti la tua musica ai giovani di oggi, che hanno un altro modo, un altro approccio proprio con la musica e gli artisti? Well, I mean, it has changed beyond recognition. I mean, I have to say, I think CD is diminishing, but vinyl, even my 15-year-old daughter Zara. Fatto dal fondo, dice, comprate gli album sono ancora la cosa migliore piuttosto che i singoli. Sì, è vero quello che dici, ma ad esempio mia figlia Zara, nei 15 anni, ha molti vinili, quindi non c'è solo il digitale, esistono ancora queste forme un po' più arcaiche di ascolto della musica. Ho anche io una passione per i vinili, quindi condividiamo questa passione. Tony, vado verso la fine, ti chiedo quali sono anche i progetti futuri. Insomma, iniziata questa dopo la separazione con gli Spandau Ballet, ci sono stati due reunion, poi ovviamente una carriera straordinaria da solista. Adesso il prossimo progetto futuro, il prossimo obiettivo qual è? Finish the new album.
Il progetto più imminente è quello di finire il nuovo album che sarà pronto per Natale e uscirà in vinile il prossimo anno. Ok, quindi ci sarà l'opportunità anche di regalarlo e comprarlo. Tony, grazie. Io ringrazio ovviamente Grazie. tutto lo staff del Festival d'Autunno che si è messo a disposizione per garantirci la possibilità di realizzare questa intervista. Ringrazio Dorina che è stata straordinaria, la manager di Tony Hadley che ci ha permesso ovviamente di poter intervistare un artista straordinario che avremo la possibilità il 3 settembre alle 21 a Soverato di poter ammirare dal vivo in una data esclusiva, eccezionale in Italia, in Calabria, nel sud Italia. Grazie ancora a Tony Hadley per essere stato con noi. Grazie Grazie. Tony e ovviamente grazie anche a tutti voi che ci seguite sempre sul canale 75 del Digitale Terrestre e sulle pagine social, ovviamente anche sul Corriere della Calabria.it. Al prossimo appuntamento.